Sai che capisce qui? Buongiorno Camomilla! Ma sentite il freddo stamattina, mi sa che oggi qua famo una tira, Sai che capisce qui del centro? Allora, foto centro. Allontana, te scansa, siamo troppo appiccicati, qua non si avvicina nessuno. Sai che capisce qui del centro. Patrizia, ciao! Ho visto il mai cercato. Sto al lavoro, dai, fa pure freddo, sbrigate, che mi dovete dire? Te l'avevo detto che questo mese ritardavo gli soldi, abbi pazienza, dai, tutto qua, ancora, dimmi, te l'avevo detto, lo so, ancora con sta storia della settimana bianca, senti, io te l'ho detto, io non ce l'ho i soldi, gli devi dire la verità ai ragazzi, papà c'ha i soldi e quindi ci potete andare a fare la settimana bianca, ma te pare che se c'avevo i soldi ci mandavo a fare la settimana. Ah, io in vita mia non ho mai fatto la settimana bianca e mi è successo niente di grave. Teramo è veramente entusiasta di questo spettacolo Ben-Hur, una grande soddisfazione. La soddisfazione è tanta, è piena, perché adesso non per presunzione è dal 2008 che giriamo l'Italia con questo spettacolo, ne abbiamo fatto anche un film che è uscito a maggio e quindi è una soddisfazione doppia questa. Infatti ci dimentichiamo la sera di avvisare il pubblico che possono andare in home video e prendersi il film o comprarselo o vederselo a noleggio, Un gladiatore in affitto si intitola, anziché Ben-Hur, e quindi la soddisfazione è doppia. Poi Teramo, per quanto mi riguarda, io non c'ero mai stato, è una città fantastica, il pubblico è bello, è caloroso, e tre giornate così piene da fare una piccola cittadina mette di buon umore, perché purtroppo la cultura è un po' abbandonata a se stessa, e quindi come ho messo sulla dedica del libro, è un miracolo ogni volta raggiungere una città, una piazza, e arrivare qui a Teramo il miracolo si è ripetuto. È una soddisfazione grande, perché poi sono spettacoli che nascono con noi e l'autore, perché l'autore qui Gianni Clementi ce l'ha scritto su di noi, sempre di lui abbiamo fatto un'altra commedia, speriamo di portarla qua, Grisù, Giuseppe e Maria, e addirittura una terza che adesso riprenderemo a Roma per il secondo anno, quindi siamo felicissimi di questa accoglienza. Fare l'attore regista con i suoi colleghi, è stato facile, difficile? È stato semplice, facile, perché è una palestra, è un gioco, sia con l'autore presente che condividevamo con lui le scelte. Certo, magari l'autore è sempre un po' dispiaciuto se togliamo una scena oppure se correggiamo delle cose in via appunto di costruzione della messa in scena, però è stato proprio un lavoro d'insieme, è una famiglia, ma non sono 10 anni che con Paolo lavoriamo insieme, quindi c'è proprio questo, siamo diversi, siamo nella vita che sul palcoscenico, e questo viene fuori e siamo contenti. Io non ho fatto altro che mettere a servizio dello spettacolo le mie idee, supportato sia da Gianni che Paolo. Parliamo del suo personaggio, molto umano, con grandi difficoltà che incontra. In cosa si rivede in questo personaggio? Ma il personaggio per me, Sergio, non è negativo, è un personaggio che attacca perché non conosce chi c'è dall'altra parte. Si presenta questo signore che deve fare il suo lavoro per una settimana, è prepotente, sembra prepotente e duro e crudele con lui, ma lui lo sarebbe così anche con un italiano. Quindi è una diversità in termini, nel senso che arriva questo bielorusso e poi mettiamoci la complicazione della lingua, eccetera, quindi vengono tutta una serie di piccoli siparietti molto divertenti. Però è un personaggio comunque positivo che alla fine si riscatta, perché comunque pur nelle sue fragilità è una persona sfortunata, perché ha perso il lavoro, perché ha avuto l'incidente, aspetta il risarcimento degli americani, però è una persona che comunque accoglie pur nella sua ferocia, ma è solo una ferocia dovuta alla debolezza di non sapere chi ha davanti. E infatti poi alla fine, non racconto il finale perché c'è un risvolto che la gente non si aspetta, ed è questa la cosa bella di questo spettacolo, perché emoziona, coinvolge, c'è sempre attenzione da parte del pubblico, perché la gente forse si può anche riconoscere. C'è stata una persona che conosco che dopo lo spettacolo mi ha detto: mi sono vergognato di essere razzista. Quindi un po' entriamo anche nelle coscienze delle persone, e questo penso che sia una cosa bella e lodevole da parte del teatro. Affrontare questi temi in modo, tra virgolette, leggero, senza dire poi il finale come è andato, è difficile,
molto più che affrontarlo in modo serio. Sì, sì, e poi guarda, noi non potremmo farlo in modo diverso, cioè non potremmo farlo diversamente, perché l'ironia, per quanto mi riguarda, mi salva da tante tragedie private, personali che posso affrontare nell'arco, ho affrontato nell'arco della mia vita. Quindi quello è una dose, è un dosaggio importante per il teatro, perché se si prende troppo di petto una cosa è come quando uno dice quello lì, insomma, ci crede troppo in quello che dice, ci vuole sempre misura, no? Proprio perché avere sì una certezza, un'idea, però quell'idea, se c'è la persona che ti può far capire che magari stai sbagliando, puoi ritornare sui tuoi passi e rivedere la cosa. Quindi questa fermezza nelle idee, nel credo proprio di ognuno di noi è importante fino a un certo punto, però ci deve essere anche la consapevolezza che tutti possiamo sbagliare e quindi affrontare un testo così, dove affronta purtroppo un argomento delicato e tragico come quello dell'immigrazione, e ridendoci però ovviamente delle nostre miserie, è un traguardo, è un risultato importantissimo, difficile però importante. Mi ha fatto chiudere l'occhio. Meraviglioso, sono follente. Piazzi poco, guarda. La sorella che anche contribuisce a riportare un po' di soldi a casa con un lavoro un po' particolare, è una realtà o è solo finzione? No, è un'assoluta realtà di oggi, purtroppo, ma nello spettacolo, volendo, è anche una citazione di Altman, di American Beauty, perché comunque lei, mentre allatta il bambino, fa la chat line, io stiro, non ho un bambino, però credo che sia proprio la normalità di questo momento storico, ma forse lo è sempre stato, insomma, da quando esistono i telefoni, se no prima si faceva altro, ecco. E rapportarsi, ecco, questo amicizia più che amicizia col personaggio con chi arriva dopo, ecco, il cento diverso dal nostro, è stato difficile? Beh, sicuramente per le persone è estremamente difficile e credo che sia assolutamente una storia vera di oggi questa. Infatti Gianni Clementi, secondo me, è un grande autore, anche perché scrive queste cose in cui le persone si riconoscono assolutamente, e il finale è così, non lo posso dire perché sennò svelo tutto, è così perché è la verità, non è che è diverso dalla verità, insomma. E quindi sì, non è facile sicuramente rapportarsi con l'altro, non è mai stato facile, oggi forse più che mai per certe persone. Diverse persone uscendo dal teatro qui a Teramo hanno detto questo: la parte femminile alla fine ci ha stupito, pensavamo fosse più leggera, invece era molto profonda. Sì, è vero, infatti cito di nuovo Gianni Clementi, perché secondo me è un autore femminista, tra virgolette, nel senso che questa parte è anche un po' un deus ex machina poi dello spettacolo, ed è estremamente dura proprio, perché se nel momento in cui tu, come diceva Moretti, non mi aiuti, non mi servi, ciao, proprio, e non esisti più. Mi hai tirato fuori la parte bella, quella che era ormai morta e dimenticata, nel momento in cui c'è una sfumatura, perché poi non succede niente, lei sente che lui ha moglie e figli, ma non è successo niente fra di loro, fine, morto, muro, ma muro dentro di lei, di ghiaccio proprio, lo so, è molto profonda e molto cattiva anche. Io ho detto, ma ragazzi, ma davvero devo fare questo? Entrare nel personaggio è stato difficile? E un po' sì, per questo risvolto cattivo. E poi vabbè, io sono cattiva quando dico penso a mio padre, alla sua parte cattiva, e quindi mi ispiro molto. E però sì, sicuramente, perché io non sono così proprio. No. Mia cugina è venuta l'altro giorno, che l'ha visto per la decima volta, ha detto: ma poi tu sei la più buona del mondo e fai, ti fanno fare queste parti. Sì, però poi secondo me la parte cattiva, la parte buona c'è in ognuno di noi, quindi basta andare a pescare la cosa giusta e... Beh, si fa.
il rapporto con i due colleghi di lavoro? Beh, no, è un rapportone ormai. All'inizio è stato difficile perché è come entrare in una coppia, quindi in punta di piedi, insomma, perché loro erano già una coppia. E adesso è un rapportone, insomma, abbiamo fatto quasi 300 repliche, poi faccio altri spettacoli con loro, sono due meravigliosi pazzi in libertà, quindi li adoro. Quindi continuare questo connubio? Sì, speriamo proprio di sì, insomma, quantomeno questo spettacolo, ormai credo che siano quasi 300 repliche che andiamo in giro, quindi ne facciamo un altro, domani ad Assisi ne facciamo proprio un altro, è un po' una compagnia all'antica italiana, hanno il repertorio e quindi sì, spero proprio di sì, perché poi sono straordinariamente bravi, quindi è un piacere, una gioia recitare con loro. Morto? E quando si sta morto il commissario Catani? No, ma ci sei arrivato all'ultima volta. Che stare morto, vero? E che stare mafia, Tano Carini? Che stare mafia, Tano Carini, Andranga, Agamor, si sono messi tutti d'accordo e ci hanno fatto sto regalo e ci hanno levato di mezzo. Come non sta possibile, ma l'altra gente morirà pure il commissario. Mannaggia a me quando io così. Hanno girato due finali, uno che moriva e l'altro che non moriva. Quello che moriva l'avevo visto noi qua in Italia, quello che non moro vede di noi. Se mi torni a casa c'è ancora il commissario Cattani. Molti sono stati sorpresi di questo accento slavo fatto molto bene. Ha studiato parecchio. Sì, ho studiato tanto perché non si può improvvisare una cosa del genere, insomma. Ma io devo dire sono molto portato per i dialetti, per le lingue, tranne nella vita che sono un disastro, non riesco nemmeno a imparare in inglese, però mi è capitato di recitare in dialetto reggino di Reggio Calabria e a Reggio Calabria addirittura. Basta, io sono convinto che un attore possa recitare anche nel dialetto di Budapest, ma nella parte di Buda, basta impegnarsi, avere il tempo, la testa e ci sia qualcuno che ti accompagni. Io ho avuto la fortuna di... sono andato alla ricerca di un bielorusso, che non era una cosa semplice, perché se sei a Roma, giri e senti parlare, io questo non so dire che fa, no, oh, sono rumeno, sono moldavo, oh, bielorusso, nessuno, macedoni, poi la gente, io chiedevo, ma di dove sei? Si urtavano pure, capito? Fino a quando ho avuto l'idea di andare al consolato bielorusso, e lì ho conosciuto un ragazzo di 23 anni che adesso è diventato un grande maître, cioè un fenomeno praticamente, parlava già quattro lingue a 23 anni, è laureato in intermediazioni culturali, era uno che lui a me diceva, sai, tra il russo e il bielorusso ci sono delle discrepanze. Cioè, discrepanze non utilizziamo nemmeno noi, ecco, per dire al livello, no? Perché non c'è nulla da fare, hanno fame, sono affamati di vita e di, in qualche modo, di riscatto, no? Quella che forse manca un po' ai nostri ragazzi, no? E, insomma, adesso un italiano è diventato sindaco di New York, no? Discendente, e così sarà fra 50 anni da noi. Ci sarà un sindaco di Roma figlio di rumeni, un figlio di cinesi, cioè, è inevitabile, cioè, come diceva, non è mia, anche se bella la frase, Socrate, il vento come fai a fermarlo con le mani? Non si può fermare, è inutile, hai voglia a mettere barriere, non lo fermi. Quindi è stata un'avventura bellissima, restituire più che altro l'anima di un popolo che è quello bielorusso, che si trova tra Varsavia e Mosca e quindi ha subito tutte le dominazioni, i saccheggi, i disastri che ogni guerra ha fatto, perché comunque da lì dovevano passare, eh? E quindi ogni volta che non passavano erano saccheggi, incendi, deliri, stupri, tutto, eppure hanno conservato un'identità nazionale fortissima in un paese che oggi è l'unico, dico l'unico, a conservare la pena di morte. In Europa non ne parla nessuno, cioè ne abbiamo in Europa un paese dove esiste la pena di morte, dove le persone spariscono, non si sa che fine fanno, e i familiari dei condannati nemmeno sanno quando vengono giustiziati, dove sono sepolti, è una cosa devastante. E lo stesso dittatore, pensate, è uno che odia gli orsetti di peluche. Chissà se ci fosse tra 50 anni, forse ci sarà un Charlie Chaplin che ne farà un film, no? Ne farà una... Quindi ha tolto da tutti i negozi in Bielorussia, se un bambino vuole, non si può,
Non esiste, ma lui li odia. Sapete che Amnesty International insieme alla resistenza bielorussa hanno organizzato dalla Svezia, sono partiti, su YouTube volendo si può vedere che è un filmato bellissimo, un biplano che è partito da Stoccolma, è arrivato sopra Minsk eludendo tutti i radar e hanno lanciato paracadutati migliaia di orsetti di peluche. Il regime è impazzito. Ecco, quindi c'è tutto questo dietro un popolo e io come attore non potevo altro che avvicinarmi con umiltà, con amore per restituire un'anima ad un popolo. Come si potrebbe fare altrimenti? Non conosco altra strada, insomma. Un personaggio che si confronta con una donna che si innamora e che poi scopre che in realtà è già sposato. Un'avventura non allegra. No, è un uomo, sto personaggio Milan è un uomo come tanti uomini, come siamo in tanti, ci metto io come categoria, no? Un po' vigliacchi e poi comunque tante volte si ragiona più col corpo che con la testa e magari stai mesi lontano da casa e un po' di tenerezza, un po' di dolcezza, speri di trovarla. Per lui è solo questo, mentre per Maria è l'occasione per una nuova rinascita della sua vita, per una nuova giovinezza, ci investe tanto. È un atto estremo quello che fa Maria di denunciare Milan alla polizia, però è anche vero che in tante donne si sono riconosciute, hanno detto bravo, hai fatto bene, io avrei fatto lo stesso, e in molte altre invece dire no, è esagerato, però poi nella vita può accadere questo, perché una donna ferita che può essere capace di tutto, peggio di un uomo. Che un uomo è più infantile, no? Gli passa quasi subito. Potesse trasformare qualcosa il suo personaggio dopo tante repliche che ha fatto, ci sarebbe qualcosa che vorrebbe cambiare? Sì, vorrei ballare. Quando suono la chitarra vorrei ballare, oggi ci ho provato, ma non lo so. Però mi devo chiedere scusa a tutte le donne perché ho detto prima quella cosa, poi c'è un'altra categoria di uomini che invece le donne le uccide, però quelli per me non sono nemmeno uomini, sono proprio animali nel senso più becero del termine, io parlo di persone, come dire, no? Che hanno un equilibrio mentale che non arriva a tanto, insomma. Sì, io vorrei ballare, però sono negato, quindi ci provo, ma... Quindi nessuna possibilità di musical? Io ho fatto musical, ho fatto pure Irma la Dolce, pensa, e ballavo, e la coreografa diceva ammazza come sei bravo, ma te hai fatto il ballerino, ma come ballerino? Pensa, l'unica volta che ho ballato in vita mia è stato a Sydney, che ero dove ero per lavoro, ubriaco, dal fuso orario, da solo, ma mi vergogno come un ladro proprio. Ci hanno tolto pure il ballo dalla mattonella, che in qualche modo, no? Uno si arrangiava, insomma, una stupidaggine, questi balli da qua, ma chi è capace? Sono proprio negato.